Grazie Padre Celeste ancora per questo giorno meraviglioso che tu hai creato. Once again, thank you, Lord, for this wonderful day that you created. Grazie per la nostra vita. Thank you for our life. Grazie, Signore, per ogni vita che ci sta ascoltando. Thank you, Lord, for every life that is listening to us. Grazie ancora, Signore, perché possiamo stare alla tua presenza. And thank you, Lord, that we can be in your presence. E possiamo parlare delle cose del cielo. And we can speak about the things of heaven. Signore, prepara i nostri cuori. Lord, prepare our hearts. A ricevere la tua gloriosa e benedetta parola. To receive your glorious and blessed word. E già da subito, Signore. Now. E la tua benedizione scende su ognuno di noi. Your blessing come upon each and every one of us. Nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Amen e amen. Amen and amen. Amen. Benedizione a tutti ancora. Amen and blessings to all. E siamo contenti ancora di stare insieme a voi. We're happy once again to be with you. Di parlare delle cose del cielo. To speak about the things of heaven. Grazie per ascoltarci. Thank you for listening. E grazie per condividere ancora i nostri video. And thank you for sharing our videos. Così che collaboriamo tutti per il regno di Dio. So we all can cooperate for the kingdom of God. Lo so che diciamo sempre la stessa cosa. We know that we always say the same thing. Ma è molto importante. But it's very important. Affinché veramente possiamo espandere l'Evangelo. So that we can spread the gospel. Come una famiglia. As a family. E come una sola persona. And as one person. E oggi ancora parleremo di principi divini. So once again we're going to talk about divine principles today. E principi divini che ci aiutano a crescere, ad incontrare il Signore. Divine principles that make us grow and meet the Lord. E la venuta del Signore è sempre più vicina. And the coming of the Lord is always closer. E se un giorno vogliamo ricevere il premio, if one day we want to receive the reward, dobbiamo fare quello che il Signore ci dice. We have to do what the Lord says. L'ultima volta abbiamo parlato di tre principi divini. Last time we talked about three divine principles. Della parola, dello Spirito Santo e della preghiera. The Word, the Holy Spirit, and prayer. E ancora oggi vogliamo parlare ancora della parola, dello Spirito Santo e della preghiera. And once again today we want to talk about the Word, the Holy Spirit and prayer. Ed è molto importante. And it's very important. E sapere quello che la parola di Dio ci dice. To know what the Word of God tells us. Abbiamo detto l'ultima volta che la parola di Dio è una lampada al nostro piede, una luce al nostro sentiero. So we said before the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Abbiamo detto anche che lo Spirito Santo ci guiderà, ci guida in ogni verità. And we also said that the Holy Spirit guides us into every truth. E la parola di Dio è la verità. And the word of God is the truth. E la parola di Dio è stata ispirata dallo Spirito Santo. And the word of God was inspired by the Holy Spirit. Abbiamo parlato anche dell'importanza della preghiera. And we talked about the importance of prayer. E il Signore ci ha avvertito di pregare in ogni tempo. And the Lord warned us to pray at all times. Con ogni parola, supplica e ringraziamento. With every word and without every request and every thanksgiving. Quando noi preghiamo, stiamo vigilando. So when we are praying, we are awake. We're looking forward. We're vigilating. E la parola di Dio si può comprendere solo quando si è nati di nuovo. And the word of God can only be understood when we are once born again. Perché dal momento che nasciamo di nuovo, so at the moment that we're born again, il nostro spirito nasce completamente. Our spirit is reborn. E siamo guidati dallo Spirito Santo. And we're guided by the Holy Spirit. Perché lo Spirito Santo viene a fare dimora in noi. Because the Holy Spirit comes to dwell in us. E lo Spirito Santo è colui che ha ispirato la parola di Dio. And the Holy Spirit is the one that inspired the Word of God. E andiamo nel primo verso riguardo la parola di Dio. So we're going to go to the first word, the verse regarding the Word of God. E andiamo nel Salmo 119. We're going to go to Psalm 119. Psalm 119. E il Salmo 119. And Psalm 119. E parla molto della parola di Dio. Talks quite a bit about the word of God. E anche il più lungo dei salmi. And it's the longest of the psalms. E il più lungo capitolo del tutta la parola di Dio. And it's the longest chapter of the entire word of God. E al versetto 107. And at the verse 107. Un versetto meraviglioso. It's a wonderful verse. Versetto 107. Verse 107. Ok, vediamo un po', eccolo qua.
trovato, lo trovo, eccolo qua. Tu l'hai trovato, Nino? Mm-hmm. Ok. Dove? Eccolo qua. Io sono molto afflitto, Signore. I have suffered much, Lord. Rinnova la mia vita secondo la tua parola. Preserve my life according to your word, or renew my life according to your word. Noi sappiamo che la parola rigenera. We know that the word regenerates. Qui il salmista stava parlando che aveva afflizione nell'anima. Spoke about having friction in the soul. E allora attraverso la parola di Dio, but through the word of God, lui poteva in qualche modo essere rigenerato. So in some way he could be regenerated. Scusate, we're talking about the psalmist here. Quindi sta dicendo la soluzione per la mia anima, per la mia afflizione, la tua parola. So the solution for my affliction is your word. E nel Vecchio Testamento, and in the Old Testament, sapevano che seguire la legge, seguire i comandamenti di Dio, to follow the commandments of God, era il modo per incontrare Dio. Was the way of meeting God. Ora nel Nuovo Testamento, in the New Testament, seguire la parola di Dio, following the word of God, significa essere guidati dallo Spirito Santo, means to be guided by the Holy Spirit. E voglio leggere un verso di quello che succede, su quello che succedeva, and I want to read a verse of what was happening in Atti 19. So we're going to Acts 19. Quando Pietro cominciò a predicare, Pietro Paolo cominciò a predicare l'Evangelo a Efeso. When Paul started to preach the gospel in Ephesus, successe qualcosa di glorioso. Something glorious happened. E la parola di Dio, and the word of God, ci porta a riconoscere tutto ciò che è da Dio e tutto ciò che non è da Dio. Brings us to recognize what is of God and what isn't of God. E allora Paolo cominciò a predicare l'Evangelo. So Paul began to preach the gospel. Ed era la città di Efeso era una nazione, una città molto idolatra. And the city of Ephesus was a city and a nation which was very idolatrous. Si adorava la grande dea madre Diana. And they adored the great mother goddess Diana. Oppure chiamata anche Astarte. And also called Astartes. E allora tutte le persone erano dedicate a questa dea. So all the people were dedicated to that goddess. All'idolatria. To idolatry. Ma dal momento che conobbero la verità. But at the moment they knew the truth. Dal momento che Paolo predicò la verità della parola di Dio. At the moment that Paul preached the truth of the word of God. E la verità si chiamava Gesù Cristo, l'unico Salvatore e Redentore. And the word was called, the name was Jesus Christ, the only Redeemer and Savior. La maggior parte della città si ravvidero. The majority of the city repented. E cominciarono a portare tutte le statue, tutte le immagini, tutte le cose che parlavano di idolatria e libri di magia. And so they brought everything, all the statues and everything that they talked about idolatry and magical books, in una pubblica piazza, in a public square, e bruciarono tutti i libri di magia e ruppero tutte le statue. And they burned all the books of magic and they broke all the statues. Quello che noi facciamo quando la leggiamo e meditiamo la parola di Dio, what we do when we read and meditate the word of God, ovviamente con la guida dello Spirito Santo, obviously with the guidance of the Holy Spirit, noi veniamo trasformati. We see the transforming. E tutto ciò che ci allontana da Dio, so we're transformed, and everything that takes us away from God, noi lo buttiamo via. We throw it away. Noi lo bruciamo. We burn it. E noi vediamo che qui il popolo di Efeso, and see, here we see that the people of Ephesus, si ravvide grandemente. Repented greatly. Quindi bruciò tutte le statue, tutte le immagini. So they burned all the statues and images. Perché la parola di Dio li aveva toccati. Because the word of God touched them. La parola di Dio aveva toccato questo popolo. The word of God touched that people. E così che ruppero ogni cosa. So they broke everything. Così anche noi, quando veramente la parola di Dio ci tocca ed è in noi, so when the word of God truly touches us, lasciamo perdere tutte le idolatrie della nostra vita. We let all the idolatries of our life. E l'idolatria non sono le statue e le immagini. And idolatries are not just images and statues. L'idolatria è qualsiasi cosa che mettiamo prima di Cristo, prima di Dio, dello Spirito Santo. So idolatry is something that we put before Christ, God, or the Holy Spirit. E quindi il popolo si ravvide. So the people repented. E guardate che dice il versetto 20. And let's look what verse 20 says. Oops.
Atti, Acts, so verse 19, yeah. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. In this way the word of the Lord spread widely and grew power. Ora, ognuno di voi mi può dire, so each one of you can tell me, come può crescere la parola di Dio? How can the word of God grow? Come cresce questo libro? How does that book grow? La parola di Dio cresce quando viene sparsa. So that the word of God grows when it is dispersed. Ovvero quando le persone accettano Gesù Cristo. Or when Jesus, when the people accept Jesus. E quando succedono segni, prodigi e miracoli. And where signs, wonders and miracles happen. E quando quello che è scritto si manifesta realmente nella vita delle persone. And what is written truly manifests in the life of the people. E quando i cristiani sono accompagnati dai segni che dice la parola di Dio. And when the Christians are accompanied by the signs that the word of God tells us. Ma chi conferma la parola di Dio? But who confirms the word of God? Lo Spirito Santo. It's the Holy Spirit. Lo Spirito Santo ci guida a manifestare la parola di Dio. The Holy Spirit guides us to manifest the word of God. L'abbiamo predicato tante volte. We preach it many times. Ma non perché l'abbiamo predicato noi. And not just because we preached it. Ma perché la parola di Dio lo dice. But because the word of God says it. Gesù disse ai discepoli. Jesus said to the disciples. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi, verrà su di voi. And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. E che cos'era questa potenza? And what was this power? Dice, riceverete potenza e mi sarete testimoni. And he said, you will receive power and you will be my witnesses. Testimoni per fare che cosa? Witnesses to do what? Per testimoniare la grandezza di Cristo. To testify the greatness of Christ. Per testimoniare quello che Gesù aveva promesso. To be witnesses of what Jesus had promised. E dimostrare che noi non predichiamo una religione. And to see that we are not preaching a religion. O non leggiamo solamente un libro. Or we do not only read a book. Per soddisfare i desideri delle persone. To satisfy the desires of people. Noi presentiamo Cristo vivente. We present Christ living. Quindi la parola di Dio è confermata dallo Spirito Santo. So the word of God is confirmed by the Holy Spirit. E lo Spirito Santo rivela le gloriose verità della parola di Dio. And the Holy Spirit reveals the glorious truths of the word of God. Le profondità della parola di Dio. The deepness of the word of God. Senza la guida dello Spirito Santo. Without the guidance of the Holy Spirit. Quando noi leggiamo la parola di Dio. When we read the word of God. Stiamo leggendo semplicemente un libro. We're only reading a book. Ma lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità. But the Holy Spirit, the third person of the Trinity. Ci guida in ogni verità, ovvero nella verità che è la parola di Dio. Guides us in all truth, or the truth which is in the word of God. Lo Spirito Santo ci dice come dobbiamo muoverci e quello che dobbiamo fare in accordo alla parola di Dio. So the Holy Spirit tells us how to move and what we should do in accordance to the word of God. La persona dello Spirito Santo, the person of the Holy Spirit, in ogni momento, at every moment, ci suggerisce quello che dobbiamo fare, suggests to us what we should do. Ma dobbiamo essere connessi con lui, but we have to be connected with him. La parola di Dio dice in Prima Corinzi, the word of God says in 1 Corinthians, in Seconda Corinzi 3 di 18. So in 2 Corinthians 3:18 it says, dice che noi siamo trasformati di gloria in gloria per l'azione dello Spirito. So we're transformed from glory to glory by the action of the Spirit. Quindi noi siamo rinnovati per lo so Spirito we Santo. Are renewed by the Holy Spirit. Lo possiamo leggere anche in siamo lavati, rigenerati. We are washed, we're regenerated. In Giovanni 6:63. So John 6:63. Qui è direttamente il Signore 63. Gesù a parlare. See, this is Jesus who's talking here. È lo spirito che vivifica. It is the spirit that gives us life. La carne non è di alcuna utilità. The flesh has no use. Le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. The words that I told you are spirit and life. E in altre parti dice la parola di Dio che lo spirito vivifica, ma la carne ti uccide. In other parts it says that the Holy Spirit brings life, but the word kills. La parola non porta, la parola semplicemente come parola scritta semplicemente non porta niente. So the word as the written word doesn't bring anything. Ma la parola guidata dallo Spirito Santo. But the word guided by the Holy Spirit. Dice qui prende vita. Takes life.
E dice le parole che vi ho detto qua Gesù. And the words that Jesus said here. E Gesù continua ancora a parlarci attraverso la parola di Dio per lo Spirito Santo. And Jesus continues to speak through the word by the Holy Spirit. Andiamo ancora nella lettera di San Paolo a Tito. So let's go to Titus now. Tito 3:5. Tito 3:5, eccolo qua. Titus 3:5. Ma leggiamo anche il verso 4, Nino, per favore. So let's read also verse 4. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, but when the kindness and love of God, our Savior, appeared. Quindi qui sta dicendo che la bontà di Dio si è manifestata attraverso Gesù Cristo. So it says that the goodness or kindness of God was manifested through Jesus. E Gesù Cristo la sta manifestando attraverso di noi. And Jesus is manifesting it through us. Quando siamo guidati dallo Spirito Santo. When we're guided by the Holy Spirit. Versetto 5. Verse 5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiuti. Okay, so he saved us not because of righteous things that we had done. Ma come ci ha salvati? But how did he save us? Abbiamo detto versetto 5, mi devo mettere gli occhiali. Ma per la sua misericordia mediante il lavaggio della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. So but he saved us through the washing of rebirth and the renewal by the Holy Spirit. Quindi il Signore, come siamo stati convinti di accettare Gesù Cristo? How were we convicted to accept Jesus Christ? Dice la parola che lo Spirito Santo convince i cuori di peccato, di giudizio e di giustizia. So the Holy Spirit convinces people of sin and righteousness. Perché Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre. Because Jesus is sitting at the right hand of the Father. Ma si usa di noi. But uses us. Per parlare guidati dallo Spirito Santo. So to speak through the and guide through the Holy Spirit. Affinché noi tocchiamo i cuori. So that we touch the heart. E le persone possono essere convinti di peccato e accettare Gesù Cristo che è l'unico Salvatore e Mediatore. And people can be convinced. Or be convicted accepting Jesus as the only Savior and Mediator. E così attraverso lo Spirito Santo noi siamo rigenerati. So through the Holy Spirit we're regenerated. E lo Spirito Santo per noi è come un lavacro. So the Holy Spirit for us is like a washing. Il sangue di Cristo dopo la convinzione che abbiamo avuto ci ha lavato. So the blood of Christ after our conviction washed us attraverso il sacrificio della croce, through the sacrifice of the cross, ma dopo durante la nostra vita il nostro processo, il nostro cammino verso il cielo, so during our life, our process, our walk towards heaven, attraverso la parola di Dio e lo Spirito Santo veniamo rigenerati. So through the word of God and the Holy Spirit we are regenerated. Un'altra cosa che ci rigenera, another thing that regenerates us, un'altra cosa che ci fa rimanere attaccati alla parola di Dio e allo Spirito Santo è la nostra preghiera. So another thing that keeps us attached to the Word and the Holy Spirit is our prayer. Attraverso la preghiera possiamo fare tantissime cose. Through prayer we can do many things. Possiamo chiedere misericordia al Signore. We can ask for mercy. Chiediamo perdono. We can ask for forgiveness. Supplichiamo il Signore. We call upon the Lord. No, we call upon the Lord. Intercediamo. Intercede. E facciamo battaglia spirituale. We do spiritual battle. Ci proteggiamo dal nemico. We protect ourselves from the enemy. Proteggiamo le nostre famiglie. We protect our families. Proteggiamo la nostra chiesa. We protect our church. Rimaniamo attaccati a Dio perché stiamo comunicando con Dio attraverso la preghiera. We remain bonded to God because we're communicating with God through prayer. Abbiamo intimità. We have intimacy. Lo Spirito Santo ci insegna anche a pregare. The Holy Spirit teaches us also how to pray. E ci sostiene in preghiera quando a volte non sappiamo cosa pregare. And he sustains us in prayer when we don't know what to say. E quando lo Spirito Santo ci sostiene abbiamo intimità col Padre. And so when the Holy Spirit sustains us, we have intimacy with the Father. E con sicurezza possiamo dire Padre nel nome di Gesù. And with assurance we can say Father in the name of Jesus. In Romani 8:26.
In Romans 8:26. Tutto quello che noi diciamo lo diciamo basati sulla parola di Dio. Everything we say is based on the word of God. Ci facciamo guidare dallo Spirito Santo. We let the Holy Spirit guide us. E prima di fare qualsiasi cosa preghiamo. And before doing anything we pray. Romani 8. So Romans 8:26. Versetto 26. Eccolo qui. L'occhiale. Ma allora, allo stesso modo ancora, Conino, in the same way, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, the Spirit helps us in our weakness, perché non sappiamo come pregare, come che si conviene. Because we do not know how we ought to pray for. Ma lo Spirito intercede egli stesso con noi con sospiri ineffabili. But the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. Leggiamo anche il 27. Colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito. And the one who searches our hearts knows the mind, the Spirit, because the Spirit intercedes. Perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Because the Spirit intercedes for God's people in accordance to the will of God. A volte ci troviamo in momenti difficili. Many times we find ourselves in difficult times. E lo diciamo, a volte non ci escono neanche le parole per come pregare. Many times the words don't come out how to pray. Ecco che entra in funzione il battesimo dello Spirito Santo. And here is where the baptism of the Holy Spirit comes into action. Quando qui parla di sospiri ineffabili. When it talks about wordless groans. Oppure possiamo dire: Signore, in questo momento sono stanco, ma io voglio pregare, voglio parlare con te. We can say a moment, Lord, I'm tired, but I want to pray. Signore, voglio darti il meglio di me stesso. I want to give the best of myself. Signore, voglio pregarti per qualche cosa. I want to pray for something. Sento di avere comunione con te. I feel like I have communion with you. Allora tu cominci a parlare in lingue. So you begin to speak in tongues. Ed ecco che si apre il tuo spirito, si apre e si arrende la tua anima davanti a Dio. So your Holy Spirit opens up and you surrender your soul before God. E lo Spirito Santo ti mette in bocca delle parole gloriose. And the Holy Spirit puts in your mouth glorious words. Ti fa ricordare di perdonare. It makes you remember to forgive. Ti fa ricordare di perdonare per quelli che ti hanno fatto di pregare per quelli che ti hanno fatto del male. And he makes you remember those people who came against you. Ti fa ricordare di pregare per tutti quelli che hanno bisogno. And also reminds you to pray for those who have needs. O ti ricorda delle cose veramente straordinarie. Or he reminds you of extraordinary things. O ti rivela qualche cosa. Or reveals something to you. Ecco l'importanza della preghiera. This is the importance of prayer. La preghiera ci fa comunicare con Dio. The prayer allows us to communicate with God. Tutto quello che noi abbiamo letto, studiato, meditato nella parola, everything we have read and studied and meditated in the word of God, durante la preghiera lo Spirito Santo ce lo porta fuori. During prayer the Holy Spirit brings it out. E come abbiamo letto in questo verso, che lo Spirito Santo ci fa pregare poi come ci conviene. And then we said in this verse that the Holy Spirit allows us to pray according to his will. Dice la parola ancora di pregare in ogni tempo. And the word says to pray at all times. E allora tu mi puoi dire: ma come posso pregare in ogni tempo se sto lavorando, se sto facendo, sto mangiando? How can I pray at all times if I'm working or eating? Mentre noi stiamo facendo qualsiasi cosa. While we're doing anything. Se siamo veramente connessi con noi. If we're connected with God. Il nostro spirito può pregare. Our spirit can pray. Quindi oggi abbiamo imparato. So today we learn ancora alcuni punti fondamentali. Some fundamental points. Ovvero i principi fondamentali per avere comunione col Signore. Or the fundamental principles to have communion with God. Per stare sempre in comunione con Lui. To be always in communion with Him. Per avere meno problemi. To have less problems. Per metterci sempre sotto i piedi il diavolo. To put under our feet the devil. Per fare battaglie spirituali come si conviene. And to do spiritual battles as we should do. E forse la prossima volta parleremo di questo. And possibly the next time we're going to talk about this. Il Signore me lo sta dicendo in questo momento. The Holy Spirit is bringing it up now in me. Attraverso la parola. Through the word. Attraverso lo Spirito Santo. Through the Holy Spirit. La persona dello Spirito Santo. The person of the Holy Spirit. E attraverso la preghiera. And through prayer. Noi abbiamo una vita vittoriosa. We have a victorious life. E cosa molto più importante. And what is more important.
Tutto questo ci farà comprendere sempre di più. And this makes us understand even more. Ci aiuterà a incontrare il Signore. It helps us meet God. E sapete, il Signore è molto più vicino di quanto noi possiamo immaginare. And you know that God is closer than we can think. E il Signore potrebbe tornare in qualsiasi momento. The Lord could return at any time. E dobbiamo essere pronti. I mean to be ready. La parola, lo Spirito Santo e la preghiera the word, the Holy Spirit and prayer sono dei principi fondamentali are fundamental principles, sia per la nostra vita whether it be for our life, vita naturale natural life, per la vita spirituale for a spiritual life, per la vita comunitaria nella Chiesa for the community life in the church, per proclamare l'Evangelo to proclaim the gospel, e principalmente and principally, per incontrare il Signore to meet the Lord. Quindi vogliamo ancora pregare. So we want to pray once again. Ho detto qualche cosa all'inizio di questo insegnamento. I said something at the beginning of this teaching. Se tu stai ascoltando per la prima volta, if you're listening for the first time, se tu non l'hai fatto ancora, if you haven't done it yet, la parola di Dio, the word of God, si può comprendere pienamente, could be understood completely. Se tu sei nato di nuovo, if you're born again, che significa nato di nuovo? What does it mean to be born again? Aver accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore, having accepted Jesus as Lord and Savior, chiedendo prima perdono per i tuoi peccati, asking first for forgiveness, così che diventi un figlio di Dio, so that you become a child of God, così che lo Spirito Santo ti guida, so the Holy Spirit guides you, così che tu puoi avere libertà nella preghiera, so that you can have freedom in prayer. Come vedete, ogni cosa è connessa, collegata. So you see that everything is connected and bonded. Quindi la prima cosa che hai bisogno di fare, the first thing you need to do, è accettare Gesù nella tua vita. Is to accept Jesus in your life. E quando accetterai Gesù nella tua vita, and when you accept Jesus in your life, il Signore ti aprirà nuovi sentieri. The Lord will open up new paths. Tu avrai rivelazione leggendo la parola di Dio. You will have revelation by reading the word of God. Se segui la guida dello Spirito Santo. If you follow the guidance of the Holy Spirit. E quando pregherai, and when you pray, sarai veramente forte. You will be truly strong. Perché la parola di Dio ha un buon deposito dentro di te. Because the word of God has a good deposit in you. E lo Spirito Santo, and the Holy Spirit, ti guiderà come mettere in pratica la parola di Dio, how to put into practice the word of God, e ti dirà come pregare, and will tell you how to pray, per avere comunione intima col Padre, to have intimate communion with the Father, nel nome di Gesù, in the name of Jesus. Quindi preghiamo. So let's pray. Se tu non l'hai fatto mai, if you have never done it, il Signore è morto anche per te, the Lord died also for you. Se tu chiedi perdono per i tuoi peccati, if you ask for forgiveness for your sins, dice la parola di Dio, the word of God says, egli è fedele e giusto da perdonarti, is righteous and just to forgive you, dice la parola di Dio, says the word of God says, che tutti quelli che hanno creduto in lui, in Cristo, that whosoever believed in Christ, lui gli ha dato il diritto di essere figli di Dio. He had given them the right to become children of God. Quindi per favore ripeti insieme a noi. So please repeat after us. Fallo con tutto il tuo cuore. Do it with all your heart. E oggi sarà il giorno più glorioso della tua vita. And today will be the most glorious day of your life. Perché verrà messo un timbro nel tuo passaporto. Because there will be a stamp in your passport. Il passaporto per il cielo. The passport for heaven. E in qualsiasi momento che il Signore ti chiamerà, at any moment that the Lord will call you, tu sarai alla presenza del Re dei Re, Signore dei Signori, you will be in the presence of the King of Kings and Lord of Lords, e del Dio Onnipotente, and the Almighty God. Quindi chiudi i tuoi occhi, per favore. Close your eyes, please, e arrendi la tua vita, and surrender your life. Il Signore può venire in qualsiasi momento. The Lord can come at any moment. Gesù ti ama. Jesus loves you. Gesù ti è morto anche per te. Jesus died also for you. E Gesù ti chiede in questo momento. And Jesus asks now. Tu credi questo? Do you believe this? Tu credi che io sono morto per te? Do you believe that I died for you? Tu credi che io ho portato i tuoi peccati sul duro legno della croce? Do you believe that I brought your sins on the cross? Quindi in questo giorno, so today, tu riceverai il regalo più grande della tua vita. You will receive the greatest gift of your life. Che non è una bella macchina, una bella casa. That is not a beautiful car, a beautiful home. Ma è il dono della vita eterna. But it's a gift of eternal life. Che te la può dare solo Gesù Cristo. That only Jesus Christ can give you. Se tu ti arrendi. If you surrender. Quindi ripeti insieme a noi, per favore. So repeat after us, please. E fallo per favore ad alta voce. And do it in out loud. Alza le tue mani. Lift up your hands. Se c'hai la possibilità, inginocchiati. And if you have the possibility to kneel. E i fratelli in Cristo che mi stanno ascoltando, mi aiutino, per favore. And the brothers in Christ who are listening, help me. E ripetete insieme a me. And repeat after me. Padre celeste. Heavenly Father.
Io riconosco di essere un peccatore. I recognize that I'm a sinner. E in questo giorno ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. And today I ask for forgiveness for all my sins. E te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. And I ask in the name of Jesus Christ. Io credo con tutto il mio cuore. I believe with all my heart. Che Gesù Cristo è morto per me. That Jesus Christ died for me. Ha portato i miei peccati sulla croce. He took my sins on the cross. E in questo giorno. And today. Io lo credo col cuore. I believe it with my heart. E lo confesso con la mia bocca. And I confess it with my mouth. Che da questo momento, that from this moment on, accetto nel mio cuore e nella mia vita, I accept in my heart and in my life, ora e per sempre, now and forever, Gesù Cristo, Jesus Christ, come mio Salvatore e mio Signore, as my Lord and Savior. Grazie Padre, thank you, Father, perché mi hai perdonato, because you forgave me, perché mi hai rigenerato, because you regenerated me. Sono una nuova creatura, I'm a new creation. Sono tuo figlio, I'm your son. Grazie Padre. Thank you, Father. Nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Amen e amen. Amen and amen. Se l'hai fatto col cuore. If you did it with your heart. Oggi tu fai parte del cielo. Today you are part of heaven. Sei un cittadino del cielo. You're a citizen of heaven. Sei un figlio di Dio. You're a child of God. Gesù Cristo è il tuo Signore. Jesus is your Lord. E lo Spirito Santo è la tua guida. And the Holy Spirit is your guide. E da questo momento. And from this moment. Tu quando leggerai la Bibbia. When you will read the Bible. Tu capirai ogni cosa. You will understand everything. E lo Spirito Santo ti guiderà. And the Holy Spirit will guide you. E vai in una chiesa cristiana. Go to a Christian church. Comincia a leggere la Bibbia. Begin to read the Bible. E comincia a pregare in ogni cosa che fai, falla nel nome di Gesù. And begin to pray in everything you do, do it in the name of Jesus. Noi ti benediciamo. We bless you. E per questi studi, for these studies, ancora ci vedremo lunedì mattina. We'll see each other again on Monday morning. Ore 10 ore Canada, 10 o'clock Canadian time. Ore Italia, ore 16, 16 Italian PM. 16 p.m., 16 hour Canadian time, 4 p.m. Se sei in un'altra nazione, controlla il fuso orario. If you're in another nation, check the time. Ma ci vedremo ancora se sei qui a Montreal. But we will see each other again if you're here in Montreal. Nella nostra chiesa alle ore 9. At our church at 9 o'clock. Le ore 9 a.m. 9 o'clock a.m. A 9 del mattino e ore 3 p.m. del pomeriggio di ore Italia. And 3 p.m. Italian time. Faremo una live. We'll have a live. E avremo un culto battesimale. And we're going to have a baptismal service. Quindi ti benediciamo. So we bless you. Che la pace di Dio, la shalom di Dio sia nella tua vita. That the peace or shalom of God be in your life. Quindi che il Dio faccia risplendere il suo volto nella tua vita. So that the Lord has his face shine upon you. Ti benedica e ti sia propizio. That he will bless you and be there for you. Ti amiamo nell'amore del Signore. And we love you in the name of the Lord. La tua vita, la tua chiesa, la tua famiglia. Your life, your church, your family. Siano benedette e guidate dallo Spirito Santo. Be blessed and guided by the Holy Spirit. E per favore condividi i nostri video. So share our videos. Quindi shalom, a presto. Shalom, we'll see you soon.